Porte aperte alle start-up con un incontro dedicato ad imprese, professionisti e giovani, organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, dall'Associazione del Patto Territoriale Sangro Aventino e dall'Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno Sinello. L'appuntamento si è svolto presso l'auditorium del Centro Servizi Sangro Aventino a Santa Maria in Baro. Interessante occasione per riflettere, confrontarsi, conoscere meglio start-up innovative, grazie alla relazione di uno dei massimi esperti in materia, Marco Maceroni, del Ministero dello Sviluppo Economico. Diciamo che tutte le politiche che il governo ha posto in essere ormai a partire da 6-7 anni mirano tutte quante proprio a sviluppare un segmento nel quale l'Italia può tornare ad essere un paese profondamente competitivo, un paese in cui vengano sviluppate delle nuove metodologie, dei nuovi sistemi di produzione, e forse un ambito sul quale si sta ancora lavorando poco nell'ambito delle start-up, e che invece in una regione come l'Abruzzo, in particolar modo in queste province Chieti e Pescara, potrebbe avere uno sviluppo particolarmente importante, è quello dell'agricoltura. Non dimentichiamoci che quello che era nato come industria 4.0 è diventato impresa 4.0, perché si è allargato prima quello che è stato definito l'artigianato digitale, poi l'agricoltura 4.0 e oggi è diventata impresa 4.0. Quindi attenzione a sviluppare in zone come queste, in cui l'aspetto enogastronomico, l'aspetto dell'agricoltura in generale, dell'olivicoltura eccetera eccetera, è molto sviluppato. Attenzione, perché può essere un ambito in cui la concorrenza è ancora molto ridotta. Quindi è un avviso ai naviganti questo qui, perché comprendano e si muovano in un ambito in cui c'è molto da lavorare. Quindi comparti tradizionali da cullare e sostenere con l'innovazione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ovviamente non parliamo dell'agricoltore normale, ma stiamo parlando di tutta quell'attività che può essere al servizio dell'agricoltura, specie in un momento in cui ad esempio il settore dell'olivicoltura, particolarmente in Puglia, ma purtroppo il problema si sta allargando un po' a tutto il mondo con la xylella, sta entrando fortemente in crisi. Qui ci sono delle importantissime università che formano studenti che possono sicuramente portare qualcosa di nuovo e che possono dare all'agricoltura quel 4.0 che ci renda competitivi anche nei confronti di paesi che hanno, diciamo, risorse maggiori delle nostre. Mondo che corre sempre più veloce, il lavoro che cambia, nuovi servizi a disposizione. L'occasione è stata propizia per approfondire i servizi digitali offerti dal sistema camerale con Simonetta Cirillo, dirigente della Camera di Commercio Chieti Pescara. L'obiettivo di stamane è quello di rendere conosciuti e conoscibili i servizi digitali erogati dal sistema camerale. Noi come Camera di Commercio quindi abbiamo promosso diverse iniziative in questo primo semestre del 2019 allo scopo di rendere concrete le possibilità per l'azienda di semplificare la sua vita professionale, di semplificare gli adempimenti amministrativi verso la Camera di Commercio. Quindi questa grande riforma della cultura digitale, che coincide anche un po' con la riforma della pubblica amministrazione, sta portando un vantaggio concreto alle imprese. Noi abbiamo il compito di fare in modo che le piccole e medie imprese, un po' restie, ritrose verso il cambiamento, verso la cultura digitale, invece possano frequentare convegni, incontri come questo, organizzati appositamente allo scopo di conoscere i servizi digitali che promuoviamo. Naturalmente il fine ultimo è quello di fruirne, quindi di fare digitalizzazione, di conoscere in concreto per esempio cos'è la fatturazione elettronica mediante gli applicativi di infocamere, che possono rendere facile la vita all'impresa, che può fare le fatture, può riceverle, può catalogarle per esempio e anche conservarle a norma, oppure conoscere il fascicolo elettronico d'impresa, sapere che cos'è il cassetto digitale dell'imprenditore, che è una sorta di hub che l'imprenditore può portarsi appresso per consentire la conoscenza di tutta la sua impresa, di tutti gli atti che ha posto in essere verso le pubbliche amministrazioni e tante altre informazioni. Questo in buona sostanza è l'obiettivo della giornata odierna. Naturalmente per far questo e per promuovere la cultura digitale abbiamo diversi partner stamane. C'è la FIRA,
c'è il Ministero dello Sviluppo Economico, c'è Invitalia, c'è DIVE, un incubatore certificato, ci sono una serie di imprese, di associazioni di categoria, tutti soggetti che a vario titolo sono interessati a conoscere ed aiutarci nella diffusione dei servizi digitali. Startup e servizi digitali, gli strumenti innovativi per le imprese, ha visto anche la partecipazione di giovani intraprendenti abruzzesi come Valerio Carconi e Maria Belluzzi, che hanno avuto la determinazione di realizzare startup di successo e dalla grande innovazione. YouFarmer ha rivoluzionato l'attuale modello distributivo di verdura e frutta fresca, dando a tutti l'opportunità di adottare un proprio orto biologico o biodinamico, coltivato in aziende agricole d'eccellenza a pochi chilometri e direttamente per il consumatore, che riceve a casa o in un punto di prelievo il raccolto settimanale. E poi Conforto, che nasce da un'azione ordinaria e spesso banalizzata come quella di coltivare un orto, trasformata in un grande rito collettivo capace di evocare i significati più profondi del rapporto tra l'uomo e la natura. La startup, anch'essa tutta abruzzese, risponde alle esigenze di chi vuole ritrovare il legame con il cibo producendolo da sé. E poi The Hive è un incubatore certificato che si occupa di sviluppare startup, trasferire conoscenze innovative e promuovere networking tra gli attori protagonisti della crescita del territorio. Ha competenza sull'intero territorio abruzzese, regione in cui l'imprenditorialità innovativa e giovanile deve essere sempre più un driver fondamentale per il suo sviluppo economico ed occupazionale. Giorgio Di Rocco. L'incubatore è una struttura che accoglie giovani, ma anche meno giovani, che hanno un'idea e che vogliono trasformare l'idea in impresa. L'idea non è tutto, può rappresentare il 20% di quello che serve per diventare un'impresa. E noi accogliamo questi soggetti e gli diamo tutto il resto, quindi dal punto di vista dell'assistenza, dal punto di vista dell'accompagnamento sui finanziamenti, dell'accompagnamento sulla tipologia dell'attività. Verifichiamo che effettivamente questa attività abbia la possibilità di avere successo, verificate queste condizioni noi formalizziamo un contratto di incubazione e lo teniamo da noi per 2 o 3 anni in maniera tale che possa crescere, irrobustirsi, diciamo così, e poi lo accompagniamo anche in un percorso di accelerazione, quindi presentiamo tutta una serie di aziende che possono aver bisogno del suo servizio, di quello che fa lui, di quello che vende lui, per sviluppare, per farlo vendere e quindi di farlo diventare un'impresa e a questo punto fargli assumere anche altri dipendenti, quindi creare occupazione, creiamo start-up, creiamo occupazione. Quanti idee ci sono? Quanti giovani? Quanto fermento c'è? The Hive è un incubatore certificato che ha cominciato l'attività nel 2014, finora abbiamo incontrato 1 migliaio di giovani che hanno illustrato la loro idea, di questi 100 li abbiamo incubati. La cosa interessante è di questi 100 incubati, 87 sono diventati imprese, imprenditori, hanno assunto poi altri dipendenti. Decisivo nel mondo dell'innovazione in costante evoluzione delle nuove aziende del settore meccanico e automotive, l'ITS, che nasce dal dialogo tra il mondo della scuola e il mondo dell'impresa. Le imprese sono coinvolte direttamente nella programmazione dei profili professionali, dei percorsi e dei tirocini formativi. Alla fine del percorso ITS, gli studenti avranno le carte in regola per entrare subito nel mondo del lavoro. Il presidente Gilberto Candeloro. Oggi abbiamo portato qui al polo le nuove tecnologie o le nuove forme per fare tecnologia attraverso start-up e sistemi innovativi di embrionali delle imprese che manca. Io dico sempre nel nostro successo di TS che si forma su un placement del 93%, quindi i nostri ragazzi a un anno dal diploma si occupano in una buona occupazione spesso al 93%. C'è un dettaglio che ho spesso raccontato al Ministero, e dire: ma noi facciamo un modulo di autoimprenditorialità, se invece di impiegarne il 93% creassimo 93 imprese, ognuna ne assumesse 10, occuperemmo 930 persone invece 93, ma non saremmo ITS eccellente perché non abbiamo occupato 93 persone, quindi dobbiamo sbloccare anche questi modi di pensare un po' antichi.
Oggi da pochi giorni è partito questo reclutamento per i due prossimi corsi. Uno dei due si fa presso Severe, quindi abbiamo interessato una grandissima azienda del territorio e questo è un passo epocale. E quindi ci differenziamo e curviamo su di loro il programma, però all'interno delle grandi opportunità è una grandissima opportunità per i ragazzi, quindi invito a iscriversi e affrontare le selezioni. E stiamo preparando il nostro terzo corso, ogni corso sono due classi, che sarà nell'area della Val Pescara, dedicato al settore che lì è molto brillante per la cura della persona, quindi sono molte aziende eccellenti e localizziamo lì un corso con queste caratteristiche nell'ottica della flessibilità che distingue gli ITS.